Anche oggi di buon mattino numerosi studenti vittorese del comprensorio si sono presentati alla stazione avendo la possibilità di potersi recare a scuola Modica usufruendo del collegamento ferroviario tra Vittoria e la città della Contea. Erano mesi che si discuteva di questa possibilità, del fatto che il territorio ipparino e quindi la sua utenza, in questo caso studentesca, fosse penalizzata dal mancato intervento dei vertici di Trenitalia, spesso riottosi ad intervenire su questi temi. Fatto sta comunque che da giorni gli studenti che devono studiare a Modica possono tirare un sospiro di sollievo. Ci si deve naturalmente alzare presto, ma conta ben poco alla fine se si ha voglia di studiare e prepararsi il proprio futuro. Sono molto più comodi dell'autobus perché naturalmente siamo più liberi, siamo più comodi, ma c'è di comodità nel senso, cioè siamo molto più scomodi perché arrivato alla stazione di Modica dobbiamo prendere di nuovo la navetta pagata da noi, non dal comune, non rimborsabile, e dobbiamo andare a scuola. Cioè alla fine non è una cosa molto più comoda. Il problema è soltanto per gli orari, poi è buono. Non so, ora arrivati alla stazione di Modica, da lunedì in poi non c'è più il treno che ci accompagna a scuola e quindi sicuramente adesso dovremmo provvedere a pagarne uno privato, e dobbiamo pagarlo noi perché il comune non paga le spese.